E anche quest'anno è arrivato il momento del rewind. L'anno scorso l'avevo filmato a Milano perché avevo appena iniziato l'università, invece quest'anno ho scelto di farlo qui a casa per guardare tutte le cose che ho combinato da un'altra prospettiva. E quindi mettetevi comodi perché ne sono successe veramente un bel po'. 2022 è iniziato col botto a tutti gli effetti e dopo la festa di Capodanno ha portato un'ondata di Covid alla quale non eravamo proprio preparati. Poi, dopo aver fatto qualche giro in montagna e aver pubblicato il mio primo e ad ora ultimo reel su Instagram, ho finito il corso di allievo allenatore e sono andato in palestra per tirarmela un pochino con gli amatori. Ad aprile ho corso la Stracittadina di Padova con un po' di amici e in quell'occasione ho visto una delle medaglie più belle di sempre. Ed era talmente bella che mi sono pentito di non aver corso la mezza maratona e di non averla portata a casa. Nel mentre ho continuato a fare su e giù tra Padova e Milano e in uno dei pochi weekend liberi ho fatto un giro in centro, ho incontrato per la prima volta Gianluca Gazzoli, ho passato una bellissima serata ai Navigli facendo una specie di karaoke e sono andato a vedere la mia prima partita dell'Olimpia al Forum. A giugno ho salutato gli amatori con un'ultima amichevole che rimarrà nella storia dei Lost perché siamo finiti su una famosa pagina Instagram. E poi sono ritornato ad Assago per festeggiare lo scudetto dell'Olimpia, il 29esimo, e ho beccato anche lì un sacco di bella gente. Il resto dell'estate poi è passata nel segno dei centri estivi e delle feste. Prima sono andato a Random di Jesolo con i cacciatori e poi a Riccione insieme al resto della crew, dove è successo veramente di tutto e mi sono stradivertito. Ho incontrato Geoff Rommel e Rudy J al Cocorico e ho ribeccato per la seconda volta il Gazzo all'Aquafan. E siccome non ci due senza tre, a settembre ho ribeccato il Gazzo per la terza volta alla fanzone degli europei insieme a Tommy Marino, perché con mio fratello e mio cugino siamo andati a vedere Italia-Grecia, che al di là di Antetokounmpo e nonostante il risultato finale è stata veramente una gran figata di partita. Giusto un paio di giorni dopo mi sono trasferito definitivamente a Milano dopo aver cercato casa per tutto agosto e mi sono ritrovato di nuovo in Piazza Duomo alla Fan Zone, stavolta in veste dell'allenatore dell'Olimpia. Perché alla fine tutti gli sforzi dello scorso anno hanno portato i loro frutti e ho iniziato il tirocinio dove sto imparando un sacco sia dai ragazzi che dagli altri allenatori. Tuttavia non è sempre stato tutto così grandioso come può sembrare, perché dopo l'entusiasmo iniziale è subentrata un po' di solitudine alla quale si sono sommati alcuni problemi che erano a casa e che purtroppo non potevo risolvere. Però per fortuna poi con un po' di pazienza sono ricominciate le lezioni, sono ricominciati i campionati e alla fine i problemi si sono risolti. Tra una cosa e l'altra ho fatto un sacco di giri con lo skate, anche se poi sono caduto e mi hanno dovuto mettere dei punti sul mento. E poi a ottobre sono tornato a casa per la prima edizione della Venice Half Marathon, che ho corso insieme a Claudia e Mattia e sono stato super contento, oltre che del risultato, del supporto da parte di un Sesto H e della disponibilità da parte dell'organizzazione per quello che ormai è un evento a cui sono molto legato. E per finire in bellezza, tra le varie partite ed eventi al Forum, c'è stato un altro incontro completamente inaspettato con Francesca Pan, giocatrice dell'Umana Reyer e la più gnocca della Serie A femminile. Cos'altro aggiungere? Anche quest'anno ero indeciso se filmare o meno questo video, ma poi ho detto che era importante perché in generale penso sia importante fermarsi e riguardare tutta la strada che si è fatto fino a quel momento per poi poter ripartire con ancora più consapevolezza. Se ripenso dove ero solo 2-3 anni fa, sia fisicamente che psicologicamente, veramente non mi aspettavo tutto questo e ne sono molto felice e molto grato.
Quest'anno ho raggiunto molti dei miei obiettivi, però adesso ce ne sono altri di ancora più grandi verso cui continuare a lavorare, e nel mio piccolo spero di riuscire a incoraggiarvi a puntare sempre più in alto che potete. E per fare questo vi lascio con una frase che il mio vecchio mi ha detto in quel momento di difficoltà quando ero da solo a Milano, che può sembrare una frase scontata, ma in quel momento mi ha dato veramente tanta forza, e cioè: se fosse facile lo farebbero tutti. Vi auguro un 2023 pieno di grandi obiettivi e di grandi persone con cui condividerli e pronte a supportarvi. Buon anno. Ma c'è la patata? Oi là! A te sempre non ti contai! Eh? A te sempre non ti contai!